Abbiamo sentito gli spari che sembravano all'inizio petardi, dopo ci siamo resi conto che era una pistola, insomma, ecco. Avete paura come vicini di casa? Non sto Boh, capitando. un po' se sparano in casa, un po' di paura ce l'abbiamo sicuramente. Sì. Avete visto i carabinieri ieri sera? Sì, sono passati i carabinieri, hanno fatto il sopralluogo, hanno trovato dei bossoli, sembra. Sì, quelli che hanno sparato e basta. Altre cose non ci sono. Un fatto mai avvenuto qua, immagino. No, mai è venuto in questa zona finché è così. Vicini nuovi, esperienze nuove. I pochi residenti della zona hanno avvertito nitidamente quegli spari, due per l'esattezza, come due sono i bossoli di calibro 380 ritrovati nell'immediatezza dai carabinieri, entrambi esplosi contro un'abitazione di Candelù sul confine tra Maserada e Breda, a circa un centinaio di metri dalla strada principale. Ad agire sarebbero stati in due, incappucciati e armati, la famiglia di origine nomade, bersaglio del comando e che ha lanciato l'allarme subito dopo il fatto, è rimasta in casa per tutto il giorno. Dicono che fossero indirizzati a voi, le risulta. Ma non commenta. Non commenta. No. No, non vuole, non vuole. No, perché prima di sapere che, dopo commenterò. Anche su, ho il Facebook di commentare. Lei non ha capito chi possa essere. No, non ho capito. Però ce l'hanno tutto in mano l'autorità. Di più non posso. Parlano di un regolamento di conti. No, no, può darsi, ragazzi, che può darsi, non so, guarda. Non si sa. Avete avuto paura? Ma che avevo paura? Di che? Sarà stato qualche drogato, qualche uno che tira, qualche uno ubriacone, che ne so io. A questo punto si indaga a 360 gradi anche per capire il movente con i bossoli repertati e inviati ai RIS di Parma. E se i diretti interessati tendono a minimizzare, i residenti sono intimoriti. Adesso speriamo che i carabinieri facciano le loro indagini e insomma così. Oddio, Avete avuto paura? insomma, è la prima volta perché però insomma, una pistola, insomma uno sparo. Ti fa un attimo pensare. Lo stesso comune di Maserada metterà a disposizione le immagini del sistema di videosorveglianza, diversi gli occhi elettronici che si trovano anche nel centro di Candelù che potrebbero aiutare in questa fase.